40 di flat. 40 di transito. È così, caro Laganà. La mia figliola l'ho bella sistemata. Bravo ragazzo. Ottima posizione. 30 di flap. 30 di transito. Che fa di belli giovanotto? Ma non fa niente. Studia. La Ganame con il suo risetto ironico mi fa venire certi nervi. Guardi, mi girano le scatole. È un atterraggio pericoloso. Fidanzamento antico, caro Laganà. Non come quelli moderni. Oggi, per esempio, domenica, le due famiglie a mangiare insieme. E allora c'è il ragazzo, il rosso, che manda i bacini a mia figlia che li riceve estasiata. Poi la moglie dell'avvocato Foschini, bella donna. L'avvocato Foschini, spiritoso, simpatico, quell'adorabile creatura che è mia moglie. E poi c'è me, il cerbero, il mastino, che sta attento. A me non la si fa mica. Si ricorda il libro Resa madre disonorata di delle nozze? La bambina diventò pallida in viso, portò la mano al pancino e disse: ah, scusate, lo stomaco. Da me non succede. Scusate, lo stomaco. Anna, Anna! Anna, che cos'hai? Non preoccupatevi, ci penso io. Porca miseria. Senta, avvocato, io non capisco mica, mia figlia cos'è? Ma forse quei tortellini erano... Tortellini! I tortellini li ha impastati mia sorella, li ha fatti mia madre, me li ha spediti mio fratello da Lugo. Sono casalinghi. Il barone Rosso. Io oggi suo figlio, quanto è vero Dio, lo mitraglio. Se ho ragione per quello che penso, lo mitraglio. Stia a vedere. Marcello, vieni un po' qua. Io non ho fatto niente. Io non c'entro. Perché? Che cosa ha fatto? Ha fatto mangiare un gelato a mia figlia prima del pranzo. Marcello, rispondimi, per cortesia. Rispondimi, perché sennò dargo una sciaffa al cazzo e te porto. Ti do uno schiaffo, ti mando al porto di Fiumicino. Cos'è questo mal di stomaco che ha mia figlia, Marcello? Dove l'hai portata? Cosa l'hai fatto? Io... Cosa le hai dato? Io... Stia attento. Non volevo. Non volevamo, ma... Ed capè? Sono mica stupido. Sono disposto a rimediare. La sposo. Ci sposiamo subito. Ha visto il gelato? La sposo. La sposo subito. You're
ce lo sia dai suoceri, eh? Scusa, non poteva stare con noi, eh? Eh già, quelli ce lo hanno accalappiato, mica ce lo mollano. Poi Marcello non ha carattere, è una pappa molla, eh? Ma quello che mi fa venire il nervoso sei tu! Tu te li infischi totalmente! Per te va sempre tutto bene! Tu non hai mai avuto il senso della famiglia e della casa! Oh, mia madre! Oh, quella santa donna, mia madre, mi aveva ben messo in guardia. Ma perché non l'ho dato retta? Perché non l'ho dato... Perché non l'ho dato retta, dico io? Sabina, perché non l'hai dato retta, eh? Perché non l'hai dato retta? Ciao, cara. Ciao, tesoro. Ciao. Ciao! E io? E adesso cosa faccio? Perché? Cosa vuoi dire? Ma come non capisci? Ti ho domandato come passerò il tempo io. Potresti andare a pagare la rata della situazione. No, non dico oggi, parlo di domani, di dopodomani, degli anni futuri. Scusa, cara, ma sono molto in ritardo, devo andare. Carlo! Tu hai il tuo lavoro, ma io... Tu hai il tuo ozio, no? Scusa. Ma che cosa hai fatto fino ad oggi, esattamente? Che ho fatto? Io non so, fino ad oggi mi sono occupata di Marcello, della nuova casa... Ma ormai perché devo vivere io? Scusa, ma io che cosa sono? Un pezzo di... Dio, come sei volgare. Come sei volgare, che senso? Ecco, per esempio, io sono sicura che a te non ti passa neanche per l'anticamera del cervello di domandarti che cosa sta facendo Marcello in questo momento, eh? Cosa vuoi che stia facendo un ragazzo in viaggio di nozze, appunto. Sabina, cara? Andiamo, Sabina, via, sei ancora giovane, sei piena di energia, adesso poi che hai tutto questo tempo libero davanti, pensa a quante cose belle potrei fare. Io voglio sentirmi utile, voglio fare qualcosa per gli altri, non so, potrei occuparmi... Oddio, di che cosa potrei occuparmi dunque. Io? Dunque. Ah, ecco, per le prosi, ho paura che ce ne siano un po' pochi a Roma, dici? Sai. Allora di chi? Dei carcerati? O sono meglio le prostitute? Ecco, di quelle c'è maggiore assortimento. Ciao, amore. Ciao. Però... io potrei anche dedicare 2 ore pomeridiane... Oddio, possiamo dire anche 3, no? A occuparmi dei malati di mente... Sarebbe interessante, vero? Insegnare loro delle frecce, fare un po' di conversation, per esempio, the tea time. Ah, che bella idea! Ecco. Ma che bello! Saranno contenti i ragazzi? Ah, lo credo bene. Un letto anfibio, perfino un letto anfibio. Ti ricordi quando ci siamo sposati noi? Nemmeno un regalo. Sì. E io? Non sarei un bel regalo io? Ah, tu sei il più bel regalo del mondo. Tu sei un gioiello. Chiacchiere. È un quadro che non ho ancora finito di mirare. Chiacchiere. Ma c'è un bellissimo romanzo che non abbiamo ancora finito di scrivere. Tu solo col giumbo scrivi. Cosa vuol dire solo col giumbo scrivi? Ricordati, donna, che il giumbo è soltanto il giocattolo della mia parte di bambino. Tu invece sei la ragione della mia esistenza di uomo. E in ginocchio ti schiava di fronte al tuo padrone. E ricambia il bene che ti vuole. Non bene, amore, devozione. Ma me la ti mangio, io ti mangio. Amore? Amore, ma ti pare il momento? Stanno arrivando i ragazzi. Ma si hanno telefonato dal casello di Firenze, andiamo. Sì, ma 2 ore fa. Quel gatto morto di tuo genere ci metterà una vita. Abbiamo tutto il tempo di fare un bambino e iscriverlo all'asilo. Mangion. Eccoli qua. Ma porco, Giuda, d'un Giuda porco, avere un genere rompiscatole è già grave, ma averlo rompiscatole puntuale è tragico. Ciao, papà. Ciao. Pensa, da casello a casello ce l'abbiamo fatta in 1:50. 1:50? Se ci mettevi 1:55 ce la facevo anch'io, ti entrasse un fulmine fra le chiappe. Ma per prima cosa dimentichi che questo è un manicomio. Sì, sì. La nostra è una comunità aperta, a assembleare, senza sbarre. Come, professore? Lei vuol dire che i pazzi... Oh, pardon, i suoi ospiti possono uscire così avanti e indietro, certo, liberamente? Certo, devono essere inseriti nella società che li ha messi al bando. La loro unica malattia è l'emarginazione in cui si trovano. Guardi quel signore, le sembra un mostro? Altro che... è proprio mostro, magari no, ma... Certo che bello non è. Prego. Colonnello, voglio presentarle la signora Foschini. Onoratissimo, signore, permette? Oh, perdon. Colonnello Pattavina Salvatore, comandante del 7° Lancieri, anzi, ex comandante, perché adesso sono in aspettativa. La burocrazia ministeriale. Vedrai che andrà tutto bene. Buongiorno, bellezza. Buongiorno, comandante. Sei bella. Ci sono io, papà.
Fai pure, tesoro mio. Angelo del focolare domestico, ciao! Ciao, amore! Sei bella? Occupato! Senti, tu ridi, ma io con sta storia intanto non c'ho più un bagno, eh? Quei due lì tutte le mattine si alzano insieme, escono insieme, si chiudono insieme nello stesso momento. Sempre nello stesso momento. Uno di qua, l'altro di là. Si vede che si vogliono bene. Si vogliono bene, no. È mica una storia d'amore questa qui. È la storia di una cagarella in contemporanea. Non parliamo poi di quel Marcello lì, che ci mette dalle 3 alle 4 ore per volta. Ma lo sai che Marcello ha un po' di problemi con l'intestino. Anche? Mm-hmm. Mi doveva capitare con genero stitico. Scusami, papà, ma sai, se io non prendo il momento buono, pensate che questa volta io... Senti, per l'amor di Dio, non cominciamo a raccontarci i successi intestinali, eh? È stato un insuccesso questa volta. Anche. Bene, così ne approfitto io. Buongiorno, papà. Ciao. Lo sapete che comincia a muoversi? No. Cosa? Si muove. Mm-hmm. Madonna, che baccano! Saranno 3 o 4. Ma... Bisogna chiamare il dottore, no, subito. No, è ora che si muova. Ah, sì? Mangiarti calcio, ho tutto lo stomaco sotto sopra. Su, non è niente. Prendi il tutto bello. Tutto regolare. Tutto regolare, meno male. Mi sento più sollevato. Scusa, papà, lo stomaco. Oh. Dai, amore, fai con comodo. Il mondo è grande, c'è posto per tutti. Ma, papà. Sì. Non ci sarà qualche complicazione? Io ho paura. Ma non è niente di grave, stai tranquillo. Ah, il momento buono, il momento buono! Ridi. Venga a ridere anche a me. Rido anch'io, rido. Meno male che la prendi bene. No, non è che la prenda bene. È che mi viene in mente che oggi c'è un volo diretto a Roma Tokyo. Mi faccio mettere il sedile in toilette. Ma in gabinetto, la canale comandi, sarà un bel volo di merda. Raggiunsi, strisciando, la trincea nemica. E quando vidi le loro teste che spuntavano dai sacchetti di sabbia, aprì il fuoco, pum pum pum, con 3 colpi li uccisi tutti e 3. Sergente, caporale e furiere. Da quel giorno in poi, il mio cervello... Capisco, colonnello, certo, la guerra a volte porta questi shock, questi traumi. Non è stato in guerra, avvocato, ma l'anno scorso, alle manovre reggimentali. E devo dire che erano delle persone molto antipatiche. Beh, speriamo che noi le possiamo essere simpatiche. Dici? Fino a questo momento posso dire di sì, per ora. Le fettuccine, colonnello. Fettuccine? Sì, tagliatelle. Linguettine. Roba fatta in casa, sa. Fatte da me con le mie mani. Va bene. Ah, bene. Alto là! Ho sempre assaggiato per primo il rancio della truppa. Sì, sì. Prego, prego. Non gli piacciono. Ottimo. E abbondante. Prego, mettersi seduti! Certo, colonnello, lei deve essere stato proprio un padre per i suoi soldati. Sì, avvocato, un padre. Un padre rimasto senza figlio oramai. Per forza, se li ammazza tutti, pum pum. Come la capisco, colonnello. Anche noi, sa, da quando non abbiamo più nostro figlio, questa casa è... Non esageriamo. In fin dei conti, Marcello si è solo sposato. Avvocato! Un figlio è un figlio solo se vive sotto lo stesso tetto dei genitori. Oh, colonnello, io non sono più una madre. Io... Sabina? Io sono una povera foglia portata dal vento. Sabina? Quello! Sabina, si freddano le fettuccine. Le fettuccine? Tagliatelle. E tu osi parlare di fettuccine in questo momento? E lei osa parlare di fettuccine in questo momento? Va bene, non ne parlo. Va bene, non le mangio, non ho più fame. E invece no. Voi due mangerete e starete allegri da ora in poi, perché, signori, la vostra solitudine è finita. Come? Un momento. Ecco. Omnia mea mecum porto. Questi sono i miei effetti di casermaggio. Io resterò con voi. Oh, no. Beh, certo, se vuol passare la notte qui, perché no, Sabina? Beh, sì. Poi domani mattina lo riaccompagno al manicomio. Your mansion is the English said. Ma per stanotte può stare anche qui. Questa notte? Questa notte soltanto? E domani? E dopodomani no, signori! Io voglio farvi da figlio, signori! Da figlio, per sempre! Papà! Come, papà? Papà. Si calmi, eh?
Molta calma. Papà! Mamma! Colonnello, ho ritrovato una mamma! Colonnello, mi fa sorridere! Come se non sei contenta? Abbiamo ritrovato un figliolo, no? Benedetto questo seno! Questo seno ma che è venuto, ma calma, mi tocca le mammelle! Colonnello, mamma va bene, ma le mammelle no! E poi mamma, mamma! Ma lo sai che sto per diventare nonna? Nonna? Sì, nonna, nonna! Allora auguri! La voglio essere io il padrino! Anche se sarà una femmina! E deve essere un bel maschio, caro mio Laganà! Se è femmina, la buttiamo via? Se è femmina, io butto via lei, Laganà, giù dal finestrino! Calma, comandante! Tanto, ma che con un sacco di tempo, no? Come un sacco di tempo? È già in clinica mia figlia, parto da pochi! Ma non si sono sposati 6 mesi fa? Senta, Laganà, perché non si fa i fatti suoi, lei, eh? Era un calcolo automatico, scusi! No, l'hai pagato soltanto per fare i calcoli di rotta, ok, Laganà? Ok, comandante! E sarà un maschio! Ok, Laganà? Ok, comandante. E si chiamerà Paolo come me. Originale come nome, eh? Sì, è originale, ma... Laganà, io la caccio fuori dal pulmino, la faccio tornare a casa a piedi, va bene? Certo, stai tranquilla, perché poi... Ciao, papà! Ciao, papà! Visto? È contento. Tu, Fabio Massimo Sansone Paolo, perché questi saranno i tuoi nomi. Fa vedere il pisellino al nonno. Ma non ha il pisellino. Come non ha il pisellino? Gliel'ha rubato? Gliel'ha mangiato il gatto? Si è staccato come una ciliegia quando l'hanno preso dalla madre? Ma papà è una femmina. È una bella femminuccia. Una femmina? Sì. Disgraziato un imbecille, di un impotente. Ma... impotente imbecille! Neanche un maschio si è potuto darmi, disgraziato! Ma papà! E non chiamarmi papà a me, sai! Comandante, anche tu hai fatto una femmina, eh? Hai fatto una femmina! Capita! Capita, ho fatto una femmina, ma erano altri tempi! Imbecille! C'era la guerra, i bombardamenti! Eravamo sotto i bombardamenti! I bambini nascevano così, così! Guarda che la guerra era finita da un pezzo! Sì, ma la bambina era appena nata, come faceva a saperlo? Ignorante! Me la va via! Comandante! Vado via! Ma perché? Ritorno papà. Solo quando quella lì diventa un maschio! Absolute! Come sarebbe? Papà. Ah, riprendo il regalo! È un rasoio elettrico! Da maschio! Chi è il padrino? Io, reverendo. Mi offrì volontariamente e ottenni questo privilegio. Bene, prenda in braccio la bambina. Ma perché disturbare il colonnello? La prendo io, la bambina. Di a me, io sono la madrina. Scusate, se la tenessi io, sono il papà. E io sono sua nonna, scusa. Signori, nella mia carriera non ho mai consentito che altri svolgessero mansioni di mia competenza. Comandante, lei affiderebbe lei al suo subalterno? Io? A Laganà? Mai, fossi matto. Appunto. Ma dite a me, signora, vieni Paoletta. No, colonnello, non vede che va in volo rovesciato lei? Comandante De Simone, io sono il padrino e come tale la bambina è in forza presso di me. E allora io sono il nonno. Cosa ci vuole a fare un padrino? 10 minuti. Ma per fare un nonno sa quanto ci vuole? Generazioni, sacrifici, sangue, mezzo secolo ci vuole. Comunque, comandante, se lei non mi consente immediatamente la bambina di mia competenza, io me ne vado. Fossi in lei sarei già andato via da 2 ore. Patavina, lei qui è l'unico estraneo, vuol saperlo? Adesso lo sa. Io un estraneo, signori. A me lo dite estraneo? Signori, rompe le righe! Signor colonnello! È una questione di principio! Lo sa che lei si è comportato in un modo molto imprudente, ma è pazzo parlare così ad un pazzo? La pazza sarà lei che dà del pazzo a uno soltanto perché ha parlato con un pazzo, ha capito? Mi ha dato del pazzo. Che siete pazzi tutti e due. Tu sei pazza che tiene un pazzo in casa e lei è un pazzo perché dà del pazzo a un pazzo, scusi. Ha ragione, avvocato. Piantiamola lì e battezziamo la pazzina. La bambina. Sentite, perché non andate a farvi una passeggiatina, una partitina flipper mentre noi battezziamo la bambina? Zitto tu, che se ci abbiamo un pazzo in casa è colpa tua che ti sei voluto sposare quella lì. Se lui non sposava questa qui, o voi perdevate un figlio o lui diventava orfano, va bene? Allora, perché vogliamo cominciare? Sì, sì, ha ragione, reverendo. Ha ragione. Siamo pronti per il decollo? La canola la compagnia lo paga per guardare in avanti, non alle spalle. Beh, comandato una volta quando valeva la pena, ci girava anche lei. Cosa vuol dire una volta, la canà? Che mi sia venuta la trusa di cale al birellino? No,
Dico che così, quando un uomo a un certo punto diventa nonno. Leganà, lei non mi è mai stato eccessivamente simpatico. Non ho mai derivato io per simpatia per lei. Ma mi sta diventando antipatico ogni giorno di più. E dice anche per le stupidaggini, delle imbecillate. Cosa vuol dire diventa nonno? Un bambino nasce in una clinica tra un signore e una signora, che l'hanno fatto loro, io non c'entro niente. Io sono il genitore di uno dei due. E secondo lei appena nasce il bambino, io perché divento nonno mi svito il birellino e la porto al Monte dei Pegni? Non sarebbe, comandante. Guarda. Se no sembra che lei abbia il birellino di paglia. Clini il stupore. Cosa ha detto la canale? Che sembra che lei abbia la coda di paglia. La coda di paglia. Ha detto coda di paglia? Coda di paglia, in italiano si dice. Qui c'è una pressione un po' troppo esagerata, si vede che non ci sento bene. Laganà, stia attento, regoli per favore la pressione, Chi è arrivato? Il volo 478. Proveniente da? New York City. Pilotato da chi? Dal bellissimo comandante Paolo De Simone. Il quale muore dalla voglia di fare che cosa subito? Prendere un tè. Ma che prendere un tè? Ci hai messo uno di più. Prendere tè, seduta stante. Ale! Zitto, se no svegli la bambina. Ah, non importa se la bambina si sveglia, avrà la prima lezione di educazione sessuale e saprà come è venuta al mondo. Ecco, vedi, l'hai svegliata, adesso piange. Non importa, non importa, se la guardano loro. L'hanno voluta fare, ce l'hanno, se la sorveglino. No, tesoro, perché Anna e Marcello sono andati al cinema. Oh, porca miseria di un mondo, ladro. Ti sei fatta pagare un'altra volta. Ancora pari il guardiano della villa disabitata qua dentro. Il guardiano è un eunuco. Sono giovani, si devono divertire loro. Ma io non capisco mica, ma perché si devono divertire loro? Sempre loro si divertono. Noi non ci divertiamo mai qua dentro. Arriva la nonna, non piangere. Abbi pazienza, Paolo. Intanto fatti la doccia. Arriva la nonna. Buona, Paoletta. La nonna? Eccomi. Oddio. La nonna. Adesso arriva la nonna. Arriva la nonna. Questa è la doccia. Arriva la nonna. Arriva la nonna. È arrivata la nonna. Punto erba, punto giorno, punto erba, punto giorno, punto rovescio. Ha fatto il capotempo e le bel bisturenti. Ormai, figlio mio, è arrivato l'inverno. Punto erba, punto giorno, punto erba. Piangeva, voleva la sua nonnina. Eh? È vero. Adesso a nanna, perché io devo andare dal nonno che mi aspetta giù. Break, 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 cervo bianco. Uccello migratore chiama cervo bianco, mi senti? Ah, certo che ti sento, mi stai a sfornare una orecchia. Bene, senti, cervo bianco, io ho bisogno di un'informazione. Di un po', tu sei sposato? Sì. Bene, quanti anni hai? 55. 55, va bene, sei nonno? Certo. Tre nipotini. Salute. E senti un po', e le cose tra te e tua moglie, come vanno? Quali cose? Ma le cose che si fanno tra marito e moglie, no? E Dio, si fanno anche tra un marito che non è il marito di quella che non è poi sua moglie. Anzi, riescono anche meglio, specialmente il sabato. Ma chi ci pensa più a queste cose ormai? Noi siamo nonni. Come siamo nonni? Io lo sono perché mi ci hanno fatto diventare nonno. Ma io come se fossi ancora un giorno di 20 anni. Allora, come dicevamo, cervo bianco, la tombola del radioamatore la organizziamo da capo d'Orlando. Ci pensa il barone Cuva. Ah, quello delle portatelle? Sì, delle cartelle, parliamo dopo. E quale cartelle? Il tesoro, quelle... si è addormentata subito. Le cartelle ne daremo 3 a testa, va bene? Sì, gliele spediremo. Va. Ehi, continui a giocare al radioamatore o lasciamo perdere la radio e giochiamo all'amatore. Allora giochiamo all'amatore. Io prima sono amatore, poi sono viatore. Bella, desiderabile. Tu che l'hai creato sei la più bella fra le donne. La più bella fra le nonne. Perché fra le nonne? Non sono una bella nonna. E tu sei il più bel nonno, il più sexy, il più forte, il più... quello che amo. Paolo. 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 Oh! Pronto, pronto. Uccello migratore. Sì. La faccenda del nonno. Cervo bianco, sì. Come nonno? Quale? Ah, tuo nonno. Gli daremo 3 cartelle anche a lui. Gioca, tanto se tuo nonno avrà già un piede nella tombola. Oh, bella sei. Sai cosa faccio adesso? Ti divoro. Sì. Ti distruggo. Sì. Ti prendo. Sì. Ti fagocito. Sì. Ti disintegro. Sì. Quell'imbecille lì mi ha rovinato tutto. Mi ha smontato. Sei stanco. Hai fatto 9 ore di volo. Eh sì, abbiamo avuto anche una turbolenza, sei sulle Azzorre. Siamo saliti fino a 25.000 piedi. Va bene, adesso ti fai un bel sonno. Io sono io. Sì. C'ho una voglia di te. Sì, lo so, amore. Lo
so. No, ma vieni qua, vieni qua. Prima la bambina che piange, poi il cervo bianco che chiama, poi ma certo, turbolenza amore, sulla certo, giorno. Non ti preoccupare. Dai, vieni qua, c'ho una voglia. Come una panocchia marcia, la faccio come una pugna secca e la carne, un sogno terribile, le dico, guardi, terribile, sono ancora qui che tremo. Il sogno è un fantasma senza corpo, Shakespeare, Re Lear, atto quarto. Sì, ho capito, ma quello che mi interessa è sapere se dopo un sogno così, Re Lear, nell'atto quinto, può suonare il pifero come prima. Comandante, lei deve stare tranquillo. Secondo me lei è suggestionato da una parola, da un sostantivo, nonno, nonna, sì. Nonni. Sì. Le devo spiegare Freud? No, lei deve spiegarmi soltanto... Per usare un linguaggio da avvocati, deve spiegarmi come faccio io prima dell'udienza privata con mia moglie a sollevare l'eccezione. Spiritosissimo. Mi voglio spiegare con un esempio, guardi. Sì. Vengo dall'aver difeso adesso un assassino di 73 anni. 73? Nonno, anzi bisnonno, il quale ha ammazzato la moglie di 68 anni per gelosia. Sorbole? E l'hanno assolto? No, gli hanno dato 20 anni. Congratulazioni, avvocato, una ringa da manuale. Pasini, carissimo, grazie. Gli hanno dato 20 anni? Gli hanno dato 20 anni perché c'ero io che lo difendevo, sennò gli davano l'ergastolo. Così almeno tra 20 anni potrà uscire e rifarsi una vita, capisce? Mi scusi, avvocato, ma i suoi clienti in media cosa devono vivere? 120, 125 anni? Sempre arguto, lepido, sapido, gustoso. Piuttosto da uomo a uomo, avvocato, sì. Mi deve dire una cosa. Lei con sua moglie come si regola, come fa? Fantasia. Come? Fantasia ci vuole, sempre. Come sarebbe? Un po' di fantasia, non lo so, bisogna inventare delle cose. Io invento cose nuove, cerco di creare un nuovo rapporto, mi capisce? No, non capisco. Anzitutto ci vuole qualche buona lettura per caricarsi. I danesi sono specialisti per... I danesi? Sì, i danesi. Hans Christian Andersen, le fiabe, l'anatroccolo nero, mamma mia, non mi eccita mica a me, l'anatroccolo nero... Per tipo lì di Danimarca, no... Avvocato, possibile! Giudice, sentenza meravigliosa! Ma guarda che donna, ma è una vendemmia, quella lì basta per 7 famiglie! Questa è già una buona cosa. Poi, secondo punto, importante, regolarità. Regolarità? Giovedì si dice, e tutti i giovedì deve essere. Giovedì mando via la ragazza, la mando in campagna, io e Sabina restiamo soli. Io mi sono cominciato a caricare da lunedì perché mi ci vuole un po' di rincorsa per arrivare. Poi arriva il giovedì, mi presento con due fiori, con quattro cioccolatini. Sì. Le donne sono molto sensibili a questo tipo di corteggiamento. Arrivo a casa con uno sguardo, come direbbe lei, romagnolo, erotico, sensuale. Sabina si fa trovare già particolarmente in forma, insomma, come si dice, regge il gioco. Io arrivo caricatissimo, tiro fuori le chiavi disinvoltamente e approfitto della circostanza, bene attento a non lasciar passare l'attimo fuggente. Ecco l'orsacchiotto del giovedì. Perché il mio orsacchiotto ha i dentini così aguzzi? Ma per mordere meglio la sua orsacchiotta! Ma perché il mio orsacchiotto ha le unghie così lunghe? Ma perché un orsacchiotto sadico che disgraffia tutta disgraffia? And then he holds my hand, we will go the other day, and then I understand, his eyes is a fire, with one desire, then I have only kiss, could I resist, could I resist? Giù sul divano, sì. And then he dims the light, va 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 va, and then he
Vincenzo. Oddio, che c'è che si muove lì? Mimetizzazione! Mimetizzazione, avvocato! Anche lei è caduto nel tranello, eh? Ma che cosa vuole ancora? È così che ingannai i russi in Ucraina nel 42, in un campo di girasoli. Fiori sugli elmetti, ragazzi! Sgusciare in silenzio e via! Uscimmo vivi dalla sacca e i russi non si accorsero di nulla. E allora sgusciare in silenzio! In silenzio. Via! Via! Dai russi! Dai russi! Via di corsa! Via di corsa! Se disturbo me ne vado. Sì? Senta, veramente noi, colonnello, eravamo qui sul divano a fare... I conti. A fare cosa? I conti della settimana. Mi spiace. Ah, avvocato, lo provi anche lei. Non si sa mai, sa, dovessero arrivare i bolscevichi. Come sei carino. Ma scusa, ma era il nostro giovedì questo. Così che tutte quelle cose lì, lo sacchiotto, i dentini, adesso ti mangio, i cioccolatini, le riviste danesi, pornografiche, niente, non ha decolato. Purtroppo no, comandante, ma cosa vuole? Non è colpa mia, a casa mia c'è una confusione, è un inferno. Però. Già, perché casa mia non è un inferno? A casa mia non si vive che a papine, a panolini e a burrotalco. Burrotalco dalla mattina alla sera, la nuvola, siamo nella nebbia. Lo crede eccitante lei, l'odore del burrotalco? No. I ragazzi poi se ne fottono perché sanno che adoriamo la bambina e la curiamo noi. Ecco, appunto, io pensavo, se i ragazzi venissero da noi con la bambina, forse mia moglie starebbe tranquilla, avrebbe qualcosa da fare, non correrebbe dietro ai manicomi, ai matti, alle puttane. Questa è una bella idea. Così Linda può stare di più con me. Certo. Almeno una volta. No, dico una fesseria. Io sono sempre in volo e Linda mi rimane solo in casa. Le potrei mandare il colonnello Patavina in cambio. Il colonnello sì. Patavina a casa mia? Ah, non se ne fa niente. Invito che i miei ragazzi le si tenga suonato, ci guadagno ancora lei, guardi. La verità è che poi tutto questo è un alibi. Noi ci stiamo creando un alibi con i ragazzi, con i pazzi, ma vuol sapere qual è la verità? Noi andiamo a letto con due nonne. Ma allora avevo ragione io, avvocato, non gliel'avevo detto. L'altra volta ho avuto la visione di mia moglie. Non è più una moglie, è una nonna. Lei è una nonna. Non andiamo più a letto con le mogli, andiamo a letto con le nonne. Con la nonna andiamo io a letto. La mia l'ho vista, era una strega con la dentiera, una vecchia. E la sua... La Caldarostara. Sì, quella con lo sciale lungo. Con lo sciale nero, la Caldarostara. Niente, vecchia, non c'entra fare, siamo fottuti. Qui ci vuole qualche rimedio. Ma bisogna fare qualcosa, io non l'ho mai fatto, ma con l'età che ho adesso... Vorrebbe un endocrinologo, forse. Endocrinologo? Ah, non lo so mica io. Lei conosce il dottor Fossati? Fossati? Il migliore di Roma, è mio medico, è mio amico. Ah, è un suo amico? Sì. Ma allora perché non prende un appuntamento? L'ho già fatto. No, dico lo prende per l'ho me. L'ho già fatto anche per lei. Anche lunedì. Per me? Sì. Lunedì. Comandante, siamo pronti per l'imbarco. Sì. Bene, ci sono anch'io. Va bene. Allora andiamo insieme, Grazie, avvocato, arrivederci. Arrivederci, comandante. Avvocato? Sì. Comandante. Ma diamoci del tu. Carlo. Paolo. Coraggio. Coraggio. Signorina, ci vuole ancora molto, io non ce la faccio più. Ancora un momento di pazienza, signora, sia brava. Guardi com'è tranquilla quella signora. Lei ci sarà abituata, ma per me è la prima volta. È la prima volta. Anche per anche me. Anche per lei. Io un prurito da pezzetto, non resisto. Vedrà che viso fresco dopo. Almeno 20 anni di me. Sì, suo marito la scambierà per un'altra. Ma è proprio quello che vorrei evitare, che mi confondesse con un'altra donna. Suo marito è un po' galletto? Beh, non so. Certo che in casa è galletto sempre meno. Anche il mio. Vero è che non siamo più dei ragazzi. Siamo diventati nonni da poco. Ma no, anche noi siamo nonni assassini, una bambina. Sì, anche noi, una bambina deliziosa. Ma davvero? Ah, ma vedete se la nostra, dopo le mostro le foto, quando ci leveranno questa roba di dosso. Meno male, mi sentivo svenire, uffa. Ma è la faccia di prima. Ma qui c'è un imbroglio, signorina. Ma mi dica lei se... Oh, Sabina! Caro Laganà, lei oggi ha una brutta cera. Ha detto il portiere del suo albergo che lei stanotte non è rientrato a casa fino alle 6:30 del mattino sbattuto come un uovo senza il rosso. È vero? Ho degli amici a New York, comandante. Ho degli amici a New York, comandante. Gente allegra, Laganà? Vivace. Disinibita. Immagino.
Sa che Serafina avrà passato il mio buon laganà. Di tanto in tanto una serata un po' vivace non fa mica male. Finché l'età lo consente. Finché l'età lo consente? Cosa lude? Cosa crede? Quello che fa lei lo faccio anch'io, sa? Non c'è niente di quello che le faccia che non faccia io in campo sessuale. E se lei leggesse qualche libro scientifico in più, saprebbe che la scienza sta facendo passi da gigante in campo sessuale. Non ci saranno più discriminazioni, caro Laganà, giovani e vecchi. Saremo tutti uguali. Il birillino avrà la stessa pendenza. Et capì? E poi c'è una cosa, che io sulla sua attività sessuale ho i miei dubbi. E mi sa che dal medico. E domani ci mando lei. Ne ha più bisogno lei di me. Lei domani va dal medico? Vado dal medico, volevo andare dal dentista. Domani c'è un dente che mi fa male. Avete sentito parlare? Beh, magari anche qualcosa di meglio, di un pochino più su come medicina. Non so, delle signorine che vogliono un'avventuretta, magari. Beh, un genere un tantino difficile per signori maturi. Senta, professore, basta che io esca in mezzo alla strada, bello, e faccia così. E arriva un taxi subito. E due espressi arrivano. Meglio così. Ecco, comandante, si tranquillizzi, ecco, prenda queste ogni tanto. Sono energetici, al momento buono. Tirano su. Me dai, me dà. Bene, eh? un po' tempo io. Yes, I... Nice place, eh? Sì. È venuto a sospiro, yeah. Ah, senta, cameriere, ci vuole una dozzina di ostriche? Ancora? Ma non sapete cosa fanno le ostriche? Che fanno cosa le ostriche? Fanno male. Sì. Ricordati, bambine, che io le ostriche le mangio soltanto perché mi piacciono. Noi due decogliamo senza bisogno di spinte, sai? Ci non abbiamo bisogno di niente. A me mi fanno star sveglia tutta la notte. È meglio. Meglio così. Meglio così perché la notte è fatta per amare. Dice una canzone blues. La canzone? Quale canzone? Uno spirito negro. Qual è? La notte è fatta per amare. Amare un bel moretto. E mi penso un poveretto. Mi fa piangere, fa piangere, sospirare. Dammi una piloletta. Ma che sei matto? Ne hai già prese 5. Che bella canzone. Alpini, Alpins, Alpins. Sì. Lo sai che tu sei l'unica donna per la quale io ho perso completamente la testa? Gli uomini italiani dicono sempre così. Ah, sì? Ma io sono un pilota di guerra. Oggi ci sono, domani... chi lo sa? Seccatura, domani devo andare a Tahiti. Sono degli affari, a papete... Perché non vieni anche tu, eh? No, domani mi deve vedere Fellini. Domani? Sì. Con Fellini? Sì. E potremo anche lui. Andiamo dopodomani, eh? No. Lo sai che tu piacerai sicuramente alla mia vecchia madre. Ci sposiamo domani. Ci sposiamo domani alle 4:30. Non frapponiamo indugi. E questa? È la fede, hai visto? Hai visto che l'avevo messa? Perché ero sicuro che avrei trovato la mia donna. Ero sicuro. Metto la fede e dico la sposo. Beh, ci possiamo andare tra 15 giorni, ci andiamo, no? Tu non sai cosa sono quelle isole di Bella, Morea,
Bora Bora. Ponza. Ponza. No, posso che c'è qui vicino. Ah, ma io ho sentito che parlavate di isole. Potevo andare con lui. Lui è pilota. Pilot. Yes, I'm a pilot. Pilot. Sì. Sono un pilota, ho un jumbo jet. Sì. Un Boeing 747. Me lo faccio prestare per la compagnia, gli dico che ne ho bisogno. Per degli amici. Andiamo tutti. Perché non ci sposiamo tutti e quattro, papete? Ah, sì, che bello. Sì, tutti dai, e quattro. Tutti e quattro. Forovas. Ci sposiamo e mettiamo su famiglia. Sì. E voi ci regalate due splendidi bambini. Sì. Noi diventiamo papà e i bambini si chiameranno papete. Loro diventano le mamete. Le mamete. le mamete più belle di papete. Patricia, attenti. Oh, Tony. Scusate, torniamo. Che fanno? Ah, salutare gli amici. Le mamete è bella, vero? Anche le nipoti, ma sa. Le nipotette. Il pirlo le fa diventare anche spiritoso, Papete. Ah, di un po', guarda che la negretta me la sbianco io, eh. Oh, guarda che mi ha fatto piedino tutta la sera quella. Ma sì, poi tanto ce le scambiamo, cosa vuoi con ste pillole, facciamo questo e altro. Ma di un po', ma tu, nel tuo ufficio c'hai da bere? Sì, ho degli yoga di pera. Sei peggio di Laganà. Chi è? Senti, prendiamo 4 bottiglie di whisky, di rum e ce le portiamo dietro, va bene? Io della mia sono innamorato. Sì, E lei è cotta. Sì, Sento perché io sono una bestia, una belva. Sì, e poi queste pillole ti danno una sensibilità che quando l'ho toccata gli è venuto un brivido. Stupida. Un brivido. La mia, guarda, di una gentilezza, di una civiltà, di una cortesia. Sì. Ma la classe, vedi veramente la classe diversa. A proposito di classe, guarda che quando io faccio l'amore, sì, non sono neanche sulla classe. Sì. Divento una bestia, grido, sveglio tutto vicino. Bisogna stare attenti perché c'è un giudice che dorme vicino. Allora. Ti mordono i cuscini, mi spiace per i cuscini. Copriamo il cuscino. Troverai tutte le piume per terra così come una gallina spenata. Certo, sono belle, eh. Quelle due lì sono innamorate, eh? Innamorate, sì. Sono cotte, sono perdute. I nostri amici ci hanno invitato a una festa. Scusa. Sì, andiamo. No, voi a nanna. Da bravi. Piace. Ciao. Ciao, Dan. Buonanotte. Volgari, però, volgari, insomma, c'hanno quella... La mia volgarità, era vecchia, fatta la plastica alla faccia, classe, poi aveva la dentiera, ti risporti, antipatiche, sono antipatiche proprio. E ti dirò di più, che secondo me non sono neanche donne, no. Quelle due lì, secondo me... Ma sei visto, da come guardavano... Io non vedevo l'ora che se ne andassero, ero imbarazzato, quelle sono delle grandi troione. Specialmente la tua, guarda che la tua me la ricordo in un casino, a fiori chiari di Milano. Questa è la madre di quella, è una famiglia di puttane. E la fate, allegria! Sono arrivati i draghi di mezzanotte! Draghi! E allora, vi proponiamo una bella nottata! Fantastica, folcloristica, colorita come il flamenco. Oppure sofisticata, elegante e ruggente, come gli anni 20, Foglie di Broadway, America. In poche parole, due uomini soli. Due uomini soli di età interessante, con bassa esperienza amorosa. Militi senti, che possono essere romantici come Romeo o furiosi, virili come Attila, cercano a scopo avventura erotica incandescente che possa rimanere incancellabile nel tempo della memoria due donne nelle quali trovare una moglie, un amante e anche una madre. Si gradisce risposta immediata. So 10.000 in macchina e 20 in albergo. Sorbolo, ragazza, ma come sai trovare le parole giuste per citare il maschio, te? Senti, Sorbolo, andiamoci a casa qui, mi pare che l'avventura si mette proprio male. E quattro sordi, vuol pure l'avventura, sto vecchio. Vecchia ci sarà lei, gentile signora. Oh, ma che siete venuti a sfotte? Ma guarda un po', c'hai pure i capelli bianchi. Mi sono venuti perché ho guardato a te. Prima ero nero. Ma che state a offende? Ma là se li perde, sti due rincoglioniti. Rincoglionita sarà sempre lei, gentile signora. Mannata a Pier Brodo. Io sono patrocinante in Cassazione. Ma chi se ne frega? Ma tu dimmi che c'è. Villana! Maleducata! Ignorante, ma... Senti, a me quelle lingue... Ma guarda... Ma guarda che meraviglia. Una meraviglia! Ma guardiamo Roma! Roma! Sì, che bella! E costa meno! 20 secoli di storia! Una storia sassosa! Sono passati tutti qui! Tutti barbari! Tutti.
Guarda che basso rilievo. E qui in alto, i basso rilievi sono in basso, ma gli alto rilievi in alto. Tutta Roma è bella. E le colonne con i piedi. Tutti i barbari sono passati di Roma. I goti barbari. I goti. I visigoti. I cimbri. I sciti. I sceniti. I teutoni. I rutuli. Gli unni. E noi due, i foschini e i decimone, che stanotte hanno conquistato Roma. Abbiamo visto le scimmiette chiuse dentro le gabbiette, poi abbiamo visto anche le oche, o si va a vedere le foche. Guarda che bella la foca, con quei bei baffoni, sembrano Carlo. Sai cosa sono le foche? Dunque, le foche appartengono alla famiglia dei passeracei. Le foche si nutrono di piccoli insettini che trovano sulla cima degli alberi. E non interrompere il nonno quando parla. La foca a settembre emigra a frotte e volano sfiorando le cime degli alberi e si fanno i nidi sotto i tetti. E sai cosa si dice? Si dice una foca non fa primavera. Qua, 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 qua. Va bene? Ah! E quelli sono gli orsi. Vedi, gli orsi... Gli orsi sono... Diciamo, appartengono a una famiglia del... Del ragionier Mazzaricò. Sono ospiti e alloggiano dentro i boccioli. I boccioli fanno la seta. Se gli dai da mangiare delle foglie di gelso più dei metri di nylon per la pesca, loro ti danno della seta rinforzata col nylon. Quella grande è l'orso maggiore, la piccola è l'orso minore. C'hanno anche due caretti su in cielo, il grande Carlo e il piccolo Carlo. Ma te non te ne frega niente. Quello è l'elefante. Dunque l'elefante appartiene ad una famiglia di insetti, parassiti. Vivono tra i peli dei cani. Vedi, Poletta, quando vediamo un cane che fa così, è perché gli fa prurito l'elefante che saltellano i peli. Allora il padrone prende una polverina insetticida e gliela cosparge sopra, in modo da diselefantizzare. Eccoli. Ah, grazie. Grazie a lei, è mezz'ora che mi sto divertendo con le sue storielle assurde. Io mi chiamo Gioia. E io Paolo. E questa è sua figlia? Sì, si vede, no? E mia figlia si chiama Paoletta. Ma vi chiamate tutti Paolo in famiglia? Ah, è un nome che ci piace. Mia mamma si chiama Paolina, mio padre Paolone, mio fratello Paoletto. E poi c'è uno zio che ha fatto una carrierona in Vaticano. Lei dovrebbe conoscerlo. È sempre alla finestra. Ha fatto la corsa delle basiliche e si è piazzato sesto. E così poi mia moglie fece l'ultimo colpo di testa e partì. Per lo Zaire, con questo amante negro, e mi lasciò solo con la bambina. Che stronza. Chi? Tua moglie, lasciarti solo con la bambina. Mia moglie stronza? Ma come si... Ma come no? Ma stronzissima, questa stronza che mi lascia una bambina in pace che non sapevo neanche come sfasciarla. Come sfasciarla? Comunque io... Un uomo come te, bambino o senza, non l'avrei lasciato. Dici davvero? Certo, sei giovane, sei bello. Bello. E io ti piaccio? Tu sei la cosa più bella, la più fresca che ho visto in vita mia. Neanche in Romagna, quando ci liegi... Allora perché non andiamo da qualche parte? A prendere un gelato? Andiamo a prenderci. Ma è la bambina, dove la metto? La bambina... Paoletta, dove ti metti? Guarda, ride quando devi dire qualcosa. Cosa vuoi dire a papà? Cosa vuoi dire a papà? Eh? Ma ti chiama nonno. Mi chiama nonno. E sono quegli antipatici dei nonni, capisci? I foschini, rompiscatole. Chiamami nonno. E lei ha imparato a dir nonno. Ecco dove la porto. La porto dai foschini. Vieni, Paoletta, andiamo subito dai nonni, eh? Vedrai che stai bene là. Senti, io vado e torno, Ti aspetto qua. Sì, aspettami qua. Mezz'ora ci metto. Vai. Ancora, vai. No, lascia stare il sapone. No, unghie. Uffa, ah, più forte. Ma mi si spezzano le unghie. Ah, che bello. Senti, Sabina. Perché non fai il bagno anche tu? Certo che lo faccio, ma se prima non te ne vai. Ma no, io dicevo insieme a me, adesso. Senza cambiare l'acqua. Ma sei matto? Ma non è una questione di pulizia, Sabina, è un gioco. Un gioco? E adesso ti vorresti anche mettere l'acqua? Sì, cerca di capire.
è un gioco erotico. L'ho visto su una rivista danese a colori. Danese? Oh, sporcaccione. Ma non era mia, era una rivista che c'aveva il cancelliere Patanè in tribunale. Allora io... Sì, lui fa sempre il bagno con la moglie, sai. Che birichino. E dai, vieni. Su, no, dai. Cosa fai? Vieni, vieni che ti insapono. Dai, affidiamoci ai danesi, che sono degli specialisti. Dici? Sì, dai, dai. Ma non l'abbiamo mai fatto. Forse abbiamo fatto male, bisognava dici? Farlo. Oh, Carlo. Carlo, ma ti prego, Carlo, ma vieni, te vieni, ti prego. Vieni dentro, oh, su, oh, dai, no, dammi il piede. No, dai che ti eccita il piede, dai. Sì, che te lo insapono, dai. No, no, no. Sì, il piede sì. No, te lo giuro, state a scegliere Buongiorno, colonnello, mi chiama la signora Sabino, ma presto, per favore. Non c'è. Non è in casa? È in casa, ma è come se non ci fosse. Sento, non mi faccia perdere tempo. Sabina? Signora Lei Sabina? Lei non passerà! Ma non ingombri la pista, per favore. Il Sabina... colonnello Battavina ha difeso le posizioni fino all'ultimo uomo. Sappia che io ero a Jarabub. A Jarabub? Ma perché non c'è rimasto? Malante, ne va dell'onore di una signora. Come? La signora Sabina non è sola. Senti, la signora Sabina non è sola. La signora Sabina non è sola. C'è un amante? E con il marito, nel bagno. Senti, la signora Sabina... Ma allora c'è col marito... Buona. Senti cosa dice il colonnello Patanè. Con i danesi, comandante, sotto la guida del cancelliere Patanè. Hai capito? C'è di mezzo anche un cancelliere. Bravo, bravo il tuo nonno, hai capito? Si è fatto un collettivo sessuale. Comandante? Oh, che succede, comandante? Era per la bambina. La bambina? Ma come? Ma sta male? Ma cos'ha la mia Paola? È tutto tesoro, sta il male? Ma che cos'ha? No, la bambina sta benissimo. Sono io che mi sono ricordato improvvisamente che ho un impegno. Devo andare all'aeroporto. C'è una conferenza. Ma cosa c'entra la bambina? Giù. Come cosa c'entra la bambina? Non posso mica portarla alla conferenza. Bambina! Un momento di pazienza, Carlo. L'acqua si fredda. Va bene, sì, ne scaldiamo dell'altra per il tè, per il tè. Il tè. Ma senta, perché non gliela dà Linda la bambina? Forse meglio. Linda non può. È uscita per delle compere e i ragazzi sono all'università. Beh, naturalmente, studiano. Come no? Studiano il modo di rompere le balle e ci riescono anche. Ma prego, scusi. Davanti alla bambina. Vengo, ma non insistere, Angelo, insomma, io non posso tenerla, comandante, mi dispiace. Senta, forse Carlo potrebbe... È un impegno? Sì. Anche l'avvocato. Per motivi di famiglia, sa com'è. Non è che questi motivi di famiglia potreste rimandarli a domani, voi altri, per favore? Lei è un egoista. Lei pensa solo a se stesso. Anche gli altri sanno la loro vita. Sì, e non devono risponderne a lei. E se volete, la bambina la tengo io. No! No. Ah, insomma, che cosa succede? Che succede? Succede che il suocero di tuo figlio vorrebbe rifilarci la pupa per fare i suoi porci comodi. Come? No, i miei comodi non sono affatto porci, signore e signore. Non so se voi potete dire altrettanto dei vostri comodi. Come si permette? Io non ho parlato, non ho fatto rivelazioni. Quali rivelazioni? Oh, io poi mi meraviglio che un uomo come te faccia da te. Io mi meraviglio che un uomo come te e della tua età abbiamo ancora bisogno di lezioni dalla Danimarca con la consulenza del cancelliere Patanè chiuso nel bagno nascosto. Come chiuso il bagno? Quali lezioni dalla Danimarca? Oh! Colonnello, lei è una spia. Lei origlia le porte. E questo è il ringraziamento per tutto l'affetto che finora io le ho saputo dare. Ma sì, mettetelo in bagno con voi così fate un quartetto. Spurche ciao. Te, la signora e il cancelliere. Guarda, schifo anche lei. Arrivederci. Esorcisti! Paoletta, il nonno torna subito, eh? Non vedi quello, ha lasciato attaccare le chiavi. E peggio per lui, che volemmo fare? Oh, via, famo fuori. Allora, forza, dai, svegli. Svelto. Svelto. Grazie, la canna. Basta che lei la tenga 2 ore. Ecco, io adesso gliela porto lì e quando... No! Aiuto! Aiuto! All'altro! All'altro! Ma che c'è? Che è successo? Hanno rubato la macchina! Hanno rubato la macchina! E beh? Oddio. Che c'era? Roba di valore dentro? Come roba di valore? C'era mia nipotina di 9 mesi, una bambina piccola! Ma adesso che torno a casa, cosa gli dico al padre, alla madre, cosa gli racconto? Che t'hanno rubato la macchina e dentro c'era la pupa. E i nonni?
Ai nonni cosa racconto ai nonni? Ai nonni invece gli racconti che ti hanno rubato la pupa che stava dentro la macchina. Già. Non è vero? Grazie mille. Ma te chi ti ha mandato? Sant'Antonio. Va a fare una pugnetta una bestia. Ma vedi dannatene a bove. Questa è complicata, no. Queste sono due donne, niente. Ma dai, questa è acrobatica, meglio di no. Ma via, questa la possiamo fare benissimo. Ma no. Ecco, no. Ecco, ho trovato, no. Cara, sai? La è proprio quello che fa per noi. La cosa, guarda. E poi quel cellaccio mi ha fatto venire fuori i nervi, sai? Ma vedrai che ti passano adesso, vedrai. Vedi che c'è già la schiuma sexy. Guarda che bello. Se insisti, Dio, questi uomini. Sento che sta già arrivando il momento buono. Sabina, sento. Coronel, non mi lasci passare. Carlo, Sabina. Cosa? Non è possibile, sono molto occupato. Per favore, mi va a chiamare subito. Ma cosa vuole? Si calmi, comandante. Insomma, stiamo prendendo il tè noi. Ma lei mi ritorna qui mentre stanno prendendo il tè? Sì, il tè danese. Danese? No. Ma cosa succede oggi? Paolo! Sabina! Mi hanno rubato la macchina! E lei, per quel catorcio di utilitaria, osa disturbare noi? Ma dico, sarei assicurato, no? Come tutti. Ma no, ma non è per la macchina! È che dentro la macchina c'era il portanpan! Nel portanpan c'era... Paoletta! Paoletta! Ah! Oddio, svengo! Ah! L'hanno rapita! L'hanno rapita! Ah! La polizia! Ah! La polizia! L'hanno rapita! L'hanno rapita! Ma che rapimento, dai! Se stava dentro la borsa, i ladri non se ne saranno neanche accorti. E a lei, che non è nemmeno capace di custodire una bambina, le affidano gli aerei! Bambina, smettila! Non è il momento di avere delle crisi isteriche, questo! Andate subito al commissariato, io. Voi due! Via! Con quello lì! E cosa faccio? Vacci tu! No, io vado dal Nasone, che è un pregiudicato che conosce tutto sui furti delle macchine. Andati, presto, non c'è tempo da perdere. E lei mi ascolti, sa? Che tutto finisca bene, altrimenti lei farà una brutta fine. Parola di Sabina Foschini, glielo dico io. Signora Sabina Foschini, la mia pistola d'ordinanza è a sua disposizione. Ma la casca... Fermo di lei. Bravo, bravo. Lei va a telefonare e lascia la bambina in custodia. Complimenti, bel nonno, bel nonno. Gliel'ho detto, no? Stavo telefonando un amico perché speravo che mi guardasse la bambina per un'oretta. Visto che i nonni paterni non potevano perché stavano giocando ai tre porcellini con il colonnello Patavina. Lei insinua? No, io non insinuo. Eh sì, le sta insinuando. Adesso la colpa sarebbe mia di mio marito. E poi sa, lei ha tutto equivocato. Noi eravamo chiusi in bagno semplicemente perché dovevamo fare un'applicazione di idroterapia. Idroterapia? Sì, lei dimmi, io non dico niente. Io dico solo che quando si arriva a una certa età ci vuole ben altro che le pubblicazioni danesi con tutte le figurine che mostrano tutte le posizioni fuori del tema. Intanto figurine non ce n'erano, ma c'erano soltanto illustrazioni a colori. Eccole lì. Istruzioni a colori. Istruzioni a colori. Insomma, è una volta per tutte sappia che io sono stata educata nel collegio delle Orsoline. Orsoline danesi. Ma che danesi, milanesi. Ma io lei la odio. Dio come la odio. Ma per quale ragione avrebbe dovuto portare la bambina proprio a lei? Ma poi si figuri se lui affiderebbe la bambina a mani estranee. No, no, la Gannà, non si offenda, lo so, mio marito ha una grande fiducia in lei. Ma sì, è senz'altro uno scherzo. Ma la smetta di giocherellare con quella matita. Dia l'allarme, faccia setacciare la città. Ma cosa fanno i suoi uomini? La prego di indurre sua moglie alla calma e al controllo di ciò che dice. Lei come marito della signora... Guardi, ah, questo. No, guardi, non siamo sposati. Ah, non sono sposati. Paternò, scrivi. La bambina suddetta che risulta nata al di fuori di regolare matrimonio... No, 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 la bambina è nata regolarmente. Soltanto non è nostra figlia. Noi siamo i nonni. Ah, i nonni. Paternò, scrivi. Cancella e scrivi. I denuncianti, nonni della bambina suddetta, e tra loro conviventi, more uxorio. Commissario, ma mi guardi bene in faccia. Ma le sembro io il tipo capace di convivere con questo signore? Nemmeno convivete. No, grazie a Dio. Ma questa bambina... Ma insomma, voi chi siete? Il papà della mamma. La mamma del papà. Paternò, straccia tutto. Avvocato, oggi niente di niente. Non risulta nessuna minimorisi. È proprio sicuro, signor Procacci? Perché venga a raccontare la pregnaccia proprio a lei che mi ha tirato tante volte fuori dal gabbio? Sta attento che stavolta al gabbio ce l'hai tutta la vita, Procacci? Piena macchina grattata. Oh, ma che c'è stato in mezzo al morto? Senta, Procacci, lei conosce il codice penale, vero? Come il padre nostro, avvocato. Ecco, allora mica un po'. Sequestro di persona? Da anni 3, anni 8. Sequestro di persona con minore? Mettiamoci in altri 6 mesi, va. Io ci metterei altri 8 anni, se permette,
E adesso mi dica un po', se questo di persona che è compiuto allo scopo di trarre profitto dall'atto delittuoso... Avvocato, questo non era amo mio, lei ce lo sa. Sì, lo so, lei è un onesto ricettatore, appunto. Le vede ste mani? Queste sono le mani di uno che la pagnotta se la fatica. Stanotte non ho dormito mai per smontare un 2002. Senta un po', Procacci. Facciamo conto che due suoi collaboratori, vero, mentre si appropriano di una macchina incustodita, si accorgono che sul sedile posteriore c'è una bambina di pochi mesi. Che cosa farebbero? Avvocato, io non so niente, io non c'entro. Lei oggi non mi ha visto proprio. Guardi che è molto difficile uscire vivi da Porto Longone, eh? Anche se oggi si chiama Porto Azzurro. Avvocato, non mi rovini. Io sono un povero disgraziato. E il fatto è che oggi bisogna fidarsi degli scalzacani. Non c'è più la manodopera specializzata. Oggi giovanotti non vanno più imparare il mestiere. No, Niente, aprono lo sportello, mettono a moto e via. E via dove, Procacci? Io non lo so, via. Poi magari si accorgono che sul sedile posteriore c'è sta una creatura. E che fanno allora? E allora perdono la testa. E si fermano in un posto qualunque. Dove? In un posto qualunque. Dove? Quale qualunque? Dove? Qualunque, magari. Magari davanti a una chiesa, la chiesa davanti a un'isola. In un'isola, quale? Capri, Ischia? Ma non che Capri, era con gli osi. Tiberina! Avvocato, non me lo vini! Sono fatto la faccia grossa, avvocato! All'isola del diavolo ti mando! Non me lo vini, avvocato! Come papillon! Bisogna essere proprio senza cuore! Ma che se lascia così una povera creatura? Ma poraccia, magari sarà rimasta zitta e ci avrà manco da mantenerla! Ma che poraccia, bisognerebbe dargli ergastolo a lei e all'amico! Mauro! Ma chi è? E chi va che sia? È il seduttore? A porco fio della mignotta! Oh, Paoletta, Paoletta! Ma come? Dai, te la via! È mia nipote, sa! Cosa? La mia nipotina! Sono il nonno! Cosa vuole lei? Sono il nonno della cucina! Ma che succede qui? Ripetemi! Ricostruiamo il fatto. Due ladruncoli rubano una macchina, trovano una borsa con una bambina dentro, consultano il libretto di circolazione con il nome e l'indirizzo del proprietario. Ecco, ecco, ecco! E il furto di auto si trasforma in rapimento a scopo di ricatto, di estorsione. Me l'hanno rubata la mia bambina. Se la mia ipotesi è esatta, i rapitori si faranno vivi per telefono, quanto prima. Sì, oddio mio! E se avessero già telefonato? Sì. E Linda non sa niente. Se lo sa da loro, le viene un colpo. Telefono a mia moglie, eh? Scusi, eh? Ma perché non ci ho pensato prima? Ma avranno telefonato sì, vedrai. C'è il libretto. Io non ho il coraggio di dirglielo. Pronto? Pronto, Linda, ciao, come stai? Paolo, ma che è successo? Alla bambina, che le è successo? Niente. Paoletta. Io non ho il coraggio di dirglielo. È qui con me. Paoletta, saluta la nonna. C'è la voce roca, oggi. Paoletta è accanto a me, l'ha riportata Carlo. Si può sapere cosa è successo? Va bene, niente, c'è su niente, passami Carlo un momento. È andato via al pronto soccorso a farsi medicare. Va bene, ti chiamo dopo, ciao, eh. Le ho fatto, scusi commissario, le ho fatto uno scherzo. Siccome io e lei non andiamo d'accordo, le ho fatto uno scherzetto. La bambina è a casa, l'ho lasciata a casa da Linda. Ci sei cascata. Ah, l'impatto. Io guardo quelli lì e gli darei la fucilazione doppia, guarda. Davanti e di dietro, per essere sicuri. Ma dai, non ci pensare più, papà. Meno male che è finita bene. E adesso andiamo a nanna, Paoletta, su. Su, da brava, eh. Vai, bellino, vai. Un bacino alla nonna. Dormi bene, tesoro. E al nonnino. E un bacino al nonnino. Nonnino, tuo nonno. Al comandante De Simone, non al nonno. Ciao, bellina. Hai capito, Linda? Ma ti giuro, proprio il tempo di scendere per comprare un giornale... Ma non eri sceso dalla macchina per telefonare? Per telefonare? Sì, a me hai detto così. Ciao. Ciao. Quello lì ha la faccia di Giuda. Telefonare. Telefonare a chi? Alla Ganà, per esempio. La Ganà?
Laganà? Senti, io non... Laganà non... Ah, Laganà! Ma Laganà, tutti i giorni lo vedo, mi siede lì vicino, in aereo. Lo vedo sempre, cosa vuoi che gli telefoni a fare, Laganà? Non so. Magari per chiedergli di tenere la bambina. La bambina a Laganà? Esatto. Me l'ha detto lui al telefono. Io quella gara lì un giorno lo leggo nudo sotto il carrello e poi faccio un atterraggio sul cratere del Vesuvio, giuro. Ma è vero o non è vero? Sì, ecco, me ne ero dimenticato, è vero. È che Carlo e Sabina erano occupati e non sapevo a chi lasciare la bambina. E perché non l'hai portata a casa la bambina? La bambina proprio da te? Forse volevi essere libero per una di quelle cosette che alle mogli non fanno piacere. Ho indovinato? Linda, tu lo sai che io voglio bene solo a te, lo sai che non voglio bene a nessun'altra. Paolo, che ne diresti di una settimana di vacanze in un bel posto? Noi due, da soli, eh? Andiamo in Sardegna. Andiamo in Sardegna. Il comandante Passanissimo ha detto che c'è un posto, si chiama Costa Paradiso ed è bellissimo, a mezz'ora di volo. Andiamo lì e... ci chiama Costa Paradiso e così ci puliamo anche dei peccati dell'inferno. Che bello, adesso siamo qui, noi due soli, con il nostro amore, la nostra felicità, senza problemi, eh? Non pensiamo agli altri, no, solo a noi. Nipoti, figli, si arrangino. Ne facciamo un bel fagotto in fondo al mare. La felicità vera sta in una punta di egoismo. Non so dove l'ho letto. Egoismo! Ah, ricordami appena torniamo in albergo di telefonare per sapere come sta la bambina. Ma se siamo partiti da Roma poche ore fa. Sì, ma può succedere qualsiasi cosa anche in poche ore. Molto bello, però per essere perfetto manca una cosa. Che cosa? Un bacio colorito di azzurro che sappia di sale. Speriamo che Paoletta non dia il primo bacio a uno che somiglia alla Canà o al nostro genero. Speriamo che non assomigli al nonno. Cos'hai detto? Speriamo? Niente. La tosse. Paoletta ha la tosse. No, no, non è grave, però copritela bene. Sì, e poi se viene la febbre chiamate un medico, mi raccomando. Brava signora, ti piaci? Tuffati, dai! Su! Sì, ma io mi tuffo l'indietro perché se guardo l'acqua davanti mi spavento. Aleho! Ah! Linda, ti faccio vedere tre tipi di annegamento. Perché sembra dei modi di affogare. Questo è il prepotente, il volgare. Sta negando, no? Aiuto! Ah, via della mignotta! E starvami! A stronto! Guardaci tu, via qua! Così la mazzata! Questo invece è il signore per bene. Educatissimo. Oddio. Signore, per cortesia, potrebbe salvarmi? La prego un attimo. Scusi, sa. International Massexual. Aiuto. Per favore. Sto affogando. Mi salvi. Non è grasso brutto. Il biondo lì vicino. Scusa. E se Paoletta avesse la tosse per colpa mia? Ma che c'entri tu? La macchina, quando l'ho lasciata in macchina, che me l'ha rubata. Ma dai, figurati. Senti un momento, ti dispiace se vado a vedere? Vai, vai. Tu aspetti un momento, eh? Se c'è il sole? Ma cosa te ne frega del sole, poi è di un mondo ladro? Ma la bambina ha la tosse? Ce l'ha ancora? Sì, ecco. E mi domanda se c'è il sole. Ma guarda cos'ha, vuoi di un mondo di un imbecille? Ha la tosse la bambina, cerca la causa, c'è una spina in gola, c'è le placche. Magari allergica. A che cosa? Dico, magari allergica per quel gatto rosso che c'è in casa. È il pelo rosso. Sono i tuoi capelli. Ti rado i capelli, te li taglio tutti. Thank you.
porcellino. Sei tu il porcellino. Ma su, dai Paolo. Ma ti ricordi anche Anna? Sempre il mal di gola, tosse, mm. Eh? Tu scherza col mal di gola. Sai che può essere il mal di gola di una bambina? Difterisse. Ecco. Difterite! Ma... quei due disgraziati, quei due deficienti, ignoranti, che non sanno neanche aprire la bocca alla bambina. Cosa che ci abbia pensato lui? A dire alla bambina apre la bocca e mostra la lingua, non è capace, no? Fa vedere se le placche! Sai se ho letto le placche cosa vuol dire? Alla difterite. Bisogna chiamare un medico specializzato. Ma dai, fra poco per due colpetti di tosse bisogna fare un consulto di medici. Magari in Svizzera, chiamare Barna. Magari anche, povera bambina, questo è altro per mia nipote. Io sono in vacanza. Se non fosse figlia di quel rosso là, non voglio sapere niente. L'amerei anche di più. Sì, Roma, sì, lo stesso numero di prima. E riprovi. Porte chiuse, scivoli inseriti, tutto ok per il decollo, comandante. Senti, amore, mi lasci chiamare l'ultima volta i ragazzi, giuro, l'ultima. Poi ti prometto, guarda, farò delle acrobazie. Distruggiamo la camera. Anche se Paoletta ha due linee di febbre. Anche se Paoletta ha due linee di febbre. Pronto? Come non risponde nessuno? E riprovi? Come la terza volta che riprova? È guasto. Ma Linda, ma lo sai che rispondere con l'arma... Ah, dai, si sarà rotto il telefono. Ma no, funziona, è che fa libero e non risponde nessuno. Oh. L'hanno portato all'ospedale. Vai, tu l'hanno portato all'ospedale. Ma insomma. Quel rosso Malpena lo sapevo io. Ha chiamato l'ultimo momento, sarà qualcosa di grave, l'hanno trasportato all'ospedale. Ma preso no. La politica, portato ad urgenza. Vedrai. Ma tu sei matto, guarda. Pronto? Senta, lasci perdere tutto. Per favore, mi cerchi un taxi alla svelta per andare all'aeroporto di Olbia. Mi prepari il conto. Ma... lo so che sono arrivato stamattina, ma posso partire quando mi pare, no? Ma tu sei allora pazzo. Si sbrighi! No, no, io guarda, sono venuta qui per starci una settimana e ci sto. Di qua non mi muovo. Semplice. Linda, 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 per favore, io ti... noi abbiamo tanto tempo davanti. Siamo mica vecchi. E la bambina è piccola. Pensa, Paoletta. Ha la tosse, poverina. Non mi importa niente. Fa presto, su. Non ci arriva via, te l'ho detto. L'hanno portata all'ospedale. Sta tranquillo, vedrai che ci sono tutti. E ora dove sono le chiavi? Ah, ecco, e quando le trovo le chiavi qui dentro? Ce le ho io le chiavi. Stai tranquilla. Stai calma. Marcello! Niente, niente. Non c'è nessuno in casa. Ma come? Niente, nessuno, te l'ho detto. Ma guardiamo bene, ci deve essere qualcosa da qualche parte. Neanche un messaggio. Non hanno lasciato messaggio in giro. Dove l'hanno portata? Ah, forse è alla clinica qui vicino. Perché c'è una clinica qui vicino? Ma sì, a Villa, come si chiama? Ah, tu cerca il nome sull'elenco, intanto io faccio il numero. Ma tu non fare il nevrastenico. Ma che numero faccio? Ci vuole molta calma, capisci? Molta calma, ci vuole. Io sono calmissimo, tu guarda il numero. A Villa, ma come si chiama questa villa? Villa Gaia, Villa Serena, Sant'Anna. Ah, Sant'Anna, Sant'Anna. Sì, Santi, guarda i Santi. Guarda i Santi, Santa Rita, Santa Caterina. Perché siete ritornati? Marcello, la bambina come sta? Sta che l'avete svegliata con tutto questo la casino. Quella, quella, mi fa la culina. Se non ce l'hai più. Va a vedere la gola al nonno, eh. Va a vedere la gola. Apri la bocca. Le tonsille. Ma che fai? Ma va. E stanotte ho tossito ancora. Ma no, figurati, due colpetti di tosse ieri sera e poi le abbiamo già dato un cucchiaino di sciroppo, quindi. Sta benissimo. Sta bene. Eh sì. Che nottata. Mamma mia. Che paura. E in più il telefono rotto. Come mai poi? Idea. Visto che il telefono continuava a squillare, io l'ho staccato e così abbiamo dormito in santa pace. Ma... Paolo? Paolo, che fai? Paolo? Papà? Stai calmo? No, papà. Io voglio tornare da mia madre! Papà! Paolo, fermo! Non mi va più. Ancora un altro po', tesoruccio mio bello. Ma via, fallo per amore della mamma. Manda giù adagio, tranquillo. Adesso non devi più avere paura. C'è la tua mamma che ti protegge. Non tornerai più, sai, da quei brutti selvaggi. Vieni, ciao, Sabine. Ciao. Ciao, Marcello. Ciao, Linda. Come stai? Un po' male. Sono mortificata, credimi. È meglio che sia caduto, adesso tutto è chiaro. E cosa vuoi dire, Sabina? E me lo domandi proprio tu, bell'avvocato. Cosa c'entra l'avvocato, scusa? Io voglio la separazione. E la voglio per colpa del mostro. Ma dai, Paolo è un bonaccione, altro che mostro. Oh. Poi guarda che il codice non prevede la separazione legale per colpa del suocero o dello sposo. E io me ne frego. Sabina,
Credimi, Paolo è un impulsivo, questo è vero. No! È un troglodita! E mi meraviglia che tu lo abbia sopportato per 20 anni. Poverina, guarda, mi fai anche pena. Ancora un cucchiaio, su amore, ancora un po' di brodino, cipicci. Cipicciaio? No, non tornerai più, sai, da quelli là. No, più, 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 io, più, però, più. Anna, le voglio bene. La voglio con me. Ma sciocchezza, ti rifarai una vita. Il mondo è pieno di belle donne, belle, belle, belle. Otterremo il divorzio, vedrai. Ma ragioniamo. Cosa c'entra quella ragazza con quel piccolo gesto di intemperanza che ha avuto Paolo? Una ragazza con un padre simile? Ma adesso non esagerare, Sabina. Paolo è disposto a chiedere scusa a Marcello, di persona. No, Che faccia le sue scuse per lettera, Che non osi avvicinarsi al mio ragazzo. È di là, è venuto con me. E tu, Carlo, l'hai lasciato entrare? Non lo hai nemmeno pestato? Non gli hai detto niente? Gli ho detto di non farlo più, ecco. E gliel'ho detto anche con molta fermezza. Il solito idiota. Ci penso io, ti farò vedere. Tutto vedrai. Pappamolla, tutti pappamolla qua dentro. Lei! Lei! Anna, l'unica figlia mia, è scappata. No, fermatela, calma, raggiungetela. Buono, Marcello. Stai calmo. Sciocchino, ma non capisci che è la tua fortuna? Se vuole saperlo, comandante, io sono proprio contenta che questa faccenda finisca. Sì, proprio, ah, sì? Sì. E andando via, Anna si è portata Paoletta con sé. Oh, no, la bambina, no. Sì, la bambina, sì. Oh, Paoletta, no. Non so, è colpa mia. Perdonatemi. Perdoni, signora Sabina. Perdonami anche tu, Carlo. E soprattutto, perdonami tu, Marcello. Guarda, guarda come soffre, guarda che caro ragazzo per la mia bambina. Guarda come piange, perché amo la mia Anna. Gli fai male, gli fai. Paolo, ma dove è andata? Anna, dove è andata? Non lo posso dire. Ma ha fatto girare quell'acqua dagli occhi di non dirlo. No, raggiungetela, papà, mamma, fermatela. Ditele che non si deve più preoccupare, che tanto d'ora in poi sarà tutto diverso. Ma diverso come, scusa? Sì, sì. Perché presto io e Anna avremo una casa tutta per conto nostro. Pensate che bello. Ma guarda che prima dovrai guadagnare, laurearti, non so. Ha ragione. No. Fra un anno, quando lui va in pensione. Ah, lui va in pensione. Ha già in pensione? Sì, perché con Anna abbiamo fatto i conti. Con la sua liquidazione possiamo comprarci un appartamentino di 3 stanze. Ah. Giusto per noi. Me ha fatto un caminetto che... Lei è un santo. Io che l'avevo giudicato tanto male. Ma non me ne avevi parlato, Paolo. Lo vedi che è il migliore degli uomini? All'arredamento ci penso io, eh. Guarda, chiariamo una cosa. No, c'è un transito. L'arredamento lo faccio. Tanto contenta, tesoro, anche se i ragazzi ci mancheranno. Tanto generoso, staremo proprio. Anche tu, comandante, che persona cara che lei... Ma mi dia un bacio. Un bacio, se permette, te lo do io, Homo sex. Vito, ma che... Proprio di contropiede m'han preso, ma chi se l'aspettava? Chi aveva mai pensato nella vita di regalare qui due la mia pensione, frutto del lavoro di tanti anni? Ma a me guarda la ganata, con tutto che sono una persona per bene, perché io sono pulito. Lei, adesso noi scherziamo sempre, ma io sono una persona pulita. Per dirle, io non sono, per esempio, mai stato con una puttana, sono una donna perduta, mai. Da ragazzo, mai stato con le donne. Non mi chiede se stato con gli uomini, che donna sberla, sbatta per il finestrino, però, Mai stato. Eppure io, oggi, alla mia età, è pulito come sono, piuttosto dare i soldi a quei due lì. Guardi, preferisco mangiarmi con le puttane. Sua moglie è d'accordo? Mia moglie è d'accordo a cosa? Che io mi mangio con le puttane? No, dell'affare dell'appartamento. Ah, dell'appartamento loro? Oh, come no? La mia moglie è più pulita di me, più stupida ancora. Le basta che siano felici loro. Sono felici i bambini? Benissimo. Noi possiamo andare a Ramengo. Andegna, batta il cap d'Agnan. Lei che è romagnolo sa cosa vuol dire. Non parliamo di quel Marcello là, guardi, che mi è... non solo mi è antipatico, ma comincia a indispormi, perché... Mia moglie l'odora, non capisco, non capisco come si trova. Sa che intanto li sorprende in un angolo, gli stanno in confidenza. Mia moglie non le fa neanche più a me. Sono io che si parla, ci pici pici, me attegna roba a te, attegna roba a me, come due fidanzatini. Mia moglie è più giovane di lei, sua moglie. Mia moglie è più giovane, sì, avrà 10 anni meno di me. Perché la canale? Ah, tanto per parlare. Ho visto un film ieri sera. Dico il cinema della 42esima, sai quello lì. Conosco la strada, cioè. È la storia di un camionista. Sai, uno di quelli che sono sempre in giro con i trasporti internazionali, mai a casa. E questo qua si tiene a casa la figlia e il marito della figlia. Ah, come me, una situazione come la mia? Ecco, sì, una cosa così. E poi sto camionista ha anche una moglie. Una moglie belloccia. Una moglie giovane, appetitosa, sì, ecco. L'hai vista anche lei, film? No, la canna, no, non l'ho visto. E mi dica, vediamo il finale, va là. Beh, niente, insomma...
la moglie di sto camionista, un po' perché il marito era sempre fuori. Come me? Un po', ecco, un po' perché il marito della figlia, bel maschiotto, bel maschiotto, girava sempre mezzo nudo per casa. Vabbè, insomma, per farla breve, una sera che appunto il marito era fuori, era via, il genero entra in casa della moglie, la moglie del camionista piacente, tranquillo, senza far finta di niente, schiac! Alla moglie. Ma la canna, ma lei non sa che c'ha una testa di una... Ma che porco che è la canna, ma proprio uno sporcaccione! Contorta, ma avessi visto la sua faccia quando aveva detto schiacchete, ma che volgarità è, ma che film ci va a vedere, ma che c'è una testa, chissà che sporco che c'ha dentro in quella testa lì lei, gli spazzini ignoro dovrebbero aprire la testa ogni mattina e ripulirla da quei quintali immondizie che c'ha, ma vada a vedersi dei film edificanti, vada a vedersi La vita di Don Bosco, vada a vedersi Silvestro Gatto Maldestro e non quelle porcherie dove c'è un camionista imbecille, un insidiatore, sporcaccione, una moglie puttana, che tra l'altro poi sono dei film inverosimili. Sono Marcello. Linda, aprimi. Lasci qua! Disgrazie! Non sono mica un camionista, io sai! Non sono mica il camionista, americano io! Una spiegazione! Io ero venuto a chiamare Linda. Aveva ragione la gana. La bambina sta male, ha la febbre alta e se poteva dargli un'occhiata. La bambina sta male? Ma guarda qua, gli hai lasciato tutti i segni. Ma sei impazzito! È colpa sua se la bambina ha la febbre. Tu devi comportarti sempre così. No, non è colpa sua. Ha la febbre? Sì, è colpa di quella serpe di Laganà. Ci penso io. Scusa, È una forma virale piuttosto insolita in una bambina di questa età. È una cosa grave? Quanti mesi ha la piccola? Ne ha quasi 10. Devo dirvi francamente che non c'è tempo da perdere. E allora? Dobbiamo tentare una terapia d'urto. Oh, oddio, e che facciamo? Esiste un farmaco piuttosto insolito, si chiama pericaglion. Una supposta ogni 2 ore. Ah, va bene, vado subito io, me la dia. Sì, papà, corri in farmacia. No, vede, è un medicinale molto raro in commercio, sarà difficile trovarlo. Meglio tentare subito negli ospedali, ma bisogna far presto. Io vado a Santo Spirito. E io chiamo Sabine e Carlo. Va bene. Break, 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 qui uccello migratore. La situazione è questa. Mia moglie è il policlinico. La mia burdella è l'ospedale del bambino Gesù. Mio genero è l'ospedale di San Camillo. E i suoceri, che disaster, o la stanteria o sono gli ospedali riuniti, va bene? Accidenti, che famiglia disgraziata, ma che avete mangiato, i funghi? Oh, ma niente, tu non in polpetta, ma che funghi? Sono in giro per gli ospedali a cercare una medicina rarissima, straniera. Dovete cercarla, aiutatemi per carità. È una medicina urgente per la mia nipotina che ha 10 mesi. Si chiama pericaglion, la medicina pericaglion. Pericalli? Accidenti, a 10 mesi la nipotina c'ha i calli. Avvegnan cali in tal cervello, ti vengo un callo nel cervello, ma che pericali, pericaglion! E ne ho bisogno urgente!
L'indirizzo è di Simone, via dei Glicini 46. Via dei Glicini 46. Vuoi rivedere il nome della medicina? Sì, c'ho la ricetta. Ce l'avevo. Dove l'ho messa, Dio buono? Vabbè, comunque per il Cagliari, guardate, è P come Padova. P come Padova. E come Empoli, Roma, Empoli. Imola. Imola. Poi, o è C come Como, o K come... come... Deve essere preciso, eh? K come coso, come Kursal. Sei sicuro? Ah sì, è proprio K, K come Kursal, Ancona. Sei sicuro che si scrive con la K? E come non sono sicuro? E c'è lì la scatoletta originale del medicinale. La medicina! Dio, c'è la medicina! L'ha trovata! Bravo, colonnello! Ma che colonnello, bravo, generale! L'ha trovata, l'ha trovata! Paoletta! Paoletta, sei salva, Paoletta, guarda! Guarda la medicina che cercavamo! Abbiamo telefonato dappertutto, pensa a New York, a Stoccolma, a Londra. L'ha trovata, generale. Dove l'ha trovata? Nella farmacia all'angolo, qui a 300 metri. Ah, la farmacia all'angolo? Sì, 1800 lire. 1800 lire. Paoletta, adesso una suppostina per il tuo culetto d'oro. Me la tenga girata. Ricchi, sti pazzi! Selvaggi, civili, qui c'è una bambina malata! Non sarà per caso la bambina dell'appello radio? Tanti auguri. Ottimo il whisky del comandante. Mio padre è uno che si tratta sempre bene. E poi è un gran simpaticone, un mattacchione. Se fosse qui con noi sarebbe un autentico divertimento. Figurati che bella festa con i vecchi tra i piedi. Beh, perché? Allora balliamo, ragazzi. E il primo ballo è per mamma e papà. Porco boia! Ci hanno mandato via così, come dei cani, rognosi. Proprio il giorno del compleanno della bambina. Il primo compleanno. Cerchiamo di capirli, Paolone. Hanno voluto fare una festa tra giovani. Già, perché noi cosa siamo? Dinosauri, siamo morti? Spazzatori da buttare via? Ma noi siamo i nonni. È un'altra cosa, non è vero, Sabina? Io? Di fare la nonna? Mi sono rotta i coglioni. Sabina, ma dico, non hai mai parlato? E io incomincio adesso. E lo dico anche in inglese. Quando è ubriaca gli piglia l'operetta, gli piglia un po' la mania dell'operetta, sei stata cantante. Lei lo dirà cantando, ma io di questa situazione mi sono rotto i coglioni anch'io. Paolo. Vabbè, allora vogliamo dirla chiara? Allora i miei sono più rotti dei tuoi e dei suoi. Ma i tuoi dilla come stanno? Siete diventati tutti matti, calmatevi. Siamo noi matti. I nostri due mociosi ci stanno seppellendo, va bene, giorno per giorno. E ora che capiscono quei due ragazzini lì che noi, anche se abbiamo l'età che abbiamo, abbiamo ancora le gambe buone per ballare. Abbiamo anche le mani buone. E occhi per riviste da noi. E soprattutto attori. Il piccolo tamburino sardo che ancora voglia di fare. Adesso state esagerando. Linda, rispondi sinceramente. È vero o non è vero che non sono più l'uomo di una volta? Beh. Signori, i nostri figli ci stanno castrando. Figli di puttana. Cameriere, un'altra bottiglia. No, no, niente bottiglia, annullata. Ma lasciala bere. Ma che, io bevo finché mi pare piace. Carlo, io esigo una vecchiaia dissoluta. Non l'hai ancora capito? Vabbè. Saint-Tropez, sì. Sodoma, vabbè. Gomorra, New Look, Champagne. Vieni da moglie. Bravo, Sabine, brava. Battagliera! Brava Sabina! È arrivato il momento della battaglia! No, io direi il momento della bottiglia! Della battaglia e della bottiglia! Ma guarda che bella! Sei bella e perversa femmina! Ma vieni qua! Wow. Vieni a rifarti una vita da me! Vieni senza ma paura! Subito. Qui c'è un vero uomo! Uccello migratore! Sì. Ostenta i tuoi bargigli! Dispiega le tue ali variopinte! Fa che io venga a te quale colombo dal desio chiamato! È un ciclone. Scusa, se permetti, Paolo, sono ancora in grado di rifarmi io. Carlo, una vita guarda che io ti faccio diventare vedovo, Permetti? Scusa. Paolo. Scusa. Paolo. Scusa. Ciao Nina, come stai? Tutto. Come ho fatto bene a telefonarti? Che è successo? È successo qualcosa? Ah! Ho fatto bene a telefonarti? Volevi che venissimo a casa? Ah, sì. Perché vuoi che veniamo a casa? È per Paoletta. Ah, per darvi il cambio perché vorresti uscire.
uscire. No, no, ma noi stiamo mangiando ancora. Beh, una trattorietta umile, rustica, di campagna. Vicino alla ferrovia. Vicino alla ferrovia. Senti il treno. Sì, ma perché voi dove volete andare? A Jackie Hop. Ma proprio il Jackie Hop. Dica, chiudo. No, dico proprio il Jackie Hop perché non so dov'è, cos'è. È un supermarket. Passo per un momento. Pronto? Tesorino carino? Sì, passami Marcello. Grazie. Marcello? Tesoro, qui è la tua mamma, sì, la tua mamma dorata. Una pagliata la davo la guardia. Da stasera in poi la bambina ve la guardate voi. La cacciatura. No, hai capito benissimo. Perché? Motivi di famiglia. Ormone alla cacciatura. Importa. No, Anna, senti, dammelo. Allora, io ho detto prima, l'ora della battaglia. No, dico, l'ora della battaglia. Allora, voi volete andare a sto cecchio? Cos'è Cecchio? Un fantino! Passamelo! Cecchio è un fantino! No, carinisi? Non ci siamo capiti bene! Comandante Simone non ha chiuso i battenti! Non si ritira dal commercio! Comandante Simone è ancora valido! Io sono ancora capace di scendere in picchiata sull'obiettivo e compiere la mia missione! Pataplà! Ma di che partito è? Oh, e chi li conosce? Mi parino tutti matti. Perché un uomo di 50 anni... Un uomo di 50 anni... vale come un giovane di 20! Può fare tutto quello che può fare il giovane di 20 anni, meno le stronzate... Meno le cagate... Meno le patacate che fanno i giovani di 20! E scappè? E ho finito! Grazie! Bravo! Amici, coetanei, compagni, basta con questa società vietata ai maggiori di 40 anni. Largo ai vecchi. Dal ramo che sembrava secco, sono tornate a spuntare le gemme. Amici, coetanei, compagni, sappiate che in questa storica serata sono tornate a fiorire le rose. Dato che voi eravate fuori a cena, così modestamente, due uova alla cocca. Io le faccio pulire sempre 2 minuti esatti. Colonnello! Non voglio il pane, voglio nulla. Lei pensa alle uova alla cocca e lei non sa che intanto fuori per le strade di Roma è scoppiata la rivoluzione? C'è la rivoluzione! È scoppiata davvero! Come non ne sa niente? Le strade sono piene di bolscevichi! Sì, già, la rivoluzione! Il dovere mi chiama! Via! Andiamo ad offrire i nostri petti al fuoco nemico! Bravo! Lei va avanti, noi la seguiamo dopo! Signor, amico! Se non dovessimo più rivederci, io sempre... Non ci rivedremo mai più! Sognerò di nuovo! A Mosca, a Mosca! Sì, bisogna raggiungere! Andiamo, la patria la chiama! Sì, mimetizzi, per carità! Certo! Vado per le questo strade è giusto. Di Roma! Quel grado di generale! Sì! Lo conquisterò sul campo! Sì, superando questo grado di burocratico! Si abbassi, la campagna in Russia e dovranno sfondare! Dovranno passare sul mio golfo, vado! Se sbaglia gli Urali, ci riparà gli iscritti! E noi chi passerà sui nostri corpicini? Due mignottine!
zecchiele, lupo! Ecco il lupo cattivo che arriva alla casetta nel bosco. Come ti chiami, bella bambina? Ti chiamo Cappuccetto Rosso. Ah, proprio quello che cercavo per farla tua. Occhio delle mie brave. Chi è la più bella del re? Ma che fai, Pollicino? Bada che io chiamo la strega. Sai una cosa? Scateni i capricci. Sguinzagli le voglie, ma la cosa più bella è sempre tua moglie. Amore, quanta bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. La notte è scesa sulla foresta. Cala il sipario, si spegne. Comunque ti dirò una cosa, che è molto meglio essere il più giovane dei vecchi che il più vecchio dei giovani. Beh, comandante, le dirò che mi spiace fare quest'ultimo volo come il suo secondo. La Ganà, c'ha quella differenza, che lei con questa promozione sta invecchiando, mentre io ringiovanisco perché divento padre di un bambino, di un bel maschietto. Se femmina la buttiamo via. La Ganà, è la seconda volta che le dice e se femmina la buttiamo via? A me questi sirene non piace, mi pare che la prima volta l'ho detto a sbazzo da finestrina dal pullman. Si ricorda? Io adesso l'ho sbattuto giù dal giumbo. Anche perché mi sto convincendo che lei porta scarone, ogni volta che dice una cosa accade proprio come la vuole lei. C'è Roma, comandante. Avanti, capa, 4321. Tutto bene, Paolo! Pronto, Carlo? È maschio! È maschio! Benissimo! È maschio! La Ganà, mi dispiace parlare, è maschio! La sua magia nera non funziona più! E dalle un bacio a mia moglie, dile che lavoro! Ma che c'è di tua moglie? Sabina ha avuto un maschietto di 3,8 kg! A me non me ne frega niente di Sabina, Carlo! Io voglio sapere di mia moglie, voglio sapere di me, voglio sapere di mio figlio! Anche a tua moglie è andato tutto bene! No, non è una femmina! No! Non è una femmina, la Ganà! Non è una femmina! Paolo! Sì! Non è una femmina! Non è una femmina! Sono due! Sono due! Sì, gemelle!